Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ant Showdown, un gioco che mi pare di ricordare non ho mai portato sul canale. Come vedete qua sotto in basso a sinistra siamo in compagnia di Ibu90 Ciao a tutti. e ci andiamo a provare questo, lo chiamiamo Battle Royale, ma in realtà lo è fino a un certo punto, nel senso che giocheremo insieme a Massimo altre 12 in totale, altre più noi 10 persone, 12 totali. Possiamo spuntare qua, vedete, la possibilità di giocare contro squadre da 3, ci darà più esperienza, però non lo facciamo perché siamo molto molto scarsi. Qual è la novità di questo gioco? Io vi dico subito, non lo so giocare, non ne ho neanche appreso tutte le meccaniche, però in sintesi qua perdete il vostro cacciatore, cioè potete andare a prendere, acquistare con i soldi di gioco un cacciatore che ha determinate caratteristiche, potete e le sue armi, insomma il suo equipaggiamento. Lui sale di livello man mano andato avanti, ma appena muore ve ne comprate un altro. Il gioco ve ne fornirà sempre uno gratuito. E dopodiché, ok, il personaggio sale di livello, muore, ma il vostro livello rimane. Fino a livello 11 non lo perdete definitivamente, quindi siamo abbastanza blindati adesso. E però potremmo andare a soldi, quindi con i soldi di gioco che sono i dollari Ant, a riacquistare magari dei tratti che avevamo sbloccato e soprattutto salendo di livello sbloccheremo, vedete, un sacco di armi che sono poi acquistabili. Infatti io adesso, se apro, ne ho due di cacciatori, prendo questo giusto per differenziarmi da Ibu, posso acquistare altre armi. In questo caso io ho questo fucile che mi fa un po' schifo, a dire la verità, perché è un colpo solo. Potrei prendermi uno Springfield, non costa tantissimo, devo dire. Quest'arma qui non mi dispiace, però è un'arma che non posso comprare perché ho bisogno di una pistola a catena. No, boh, mi servirà forse qualcosa. Un'arma molto bella quella. Il fucile, vabbè, me lo terrò poi così com'è. Tanto magari andiamo ad acquistare altri oggettini, tipo il kit di pronto soccorso che ci costa solo 30. Io clicco acquista e poi clicco attrezza e quindi me lo trovo equipaggiato qua. Che cosa si fa nella mappa? Allora, prima di tutto, vabbè, avremo modo anche di sbloccare in futuro anche dei contratti. Quindi ci manderanno in determinate mappe a fare determinate cose. Però in sintesi, quello che faremo e andremo a vedere adesso è andare a cercare degli indizi che ci porteranno a un boss. Nel frattempo lo fanno anche altre squadre. Su 12 giocatori, mettiamo caso, se sono 4 squadre da 3, se è la partita completa e tutte le squadre sono da 3. Quindi ognuno segue i suoi indizi, che sono comunque diversi, che poi portano al boss. Nel momento in cui arrivate al boss, solo una squadra può portare via la taglia, quindi nel momento in cui una squadra affronta il boss, lo uccide, deve avviare il rituale per prendersi la ricompensa e nel momento in cui attiva il rituale diventa visibile tutta la mappa e quindi qualcuno arriva lì, vi uccide, vi frega la taglia e se ne va. Oppure incontrate gente per strada, la uccidete, insomma, però andiamo a vederlo perché lo stile grafico e di sonoro è molto interessante perché è molto Lovecraftiano con queste paludi, questi boschetti, queste baracche fatiscenti, rumori di assi, corvi che volano rivelando la vostra presenza. Quindi, insomma, il gioco è parecchio interessante. L'abbiamo giocato una volta sola, è finita anche abbastanza male, quindi lo portiamo. E vediamo come va. Poi vabbè, ci sono anche le carte, ma sulle carte non abbiamo molta esperienza, quindi non so effettivamente come funzionino, ma sono i tratti alla fine, quindi vedremo, vedremo un attimo. Adesso c'è il caricamento e lo stile è sovrannaturale, ci sono i mostri, ci sono zombie, streghe varie e i boss, appunto. Non c'è una grande lore nel gioco, nel senso che non viene spiegato il perché tutto il mondo fatto così, insomma, ve lo fate andare bene. E speriamo bene, insomma, speriamo di uscire. Comunque andrà, il nostro cacciatore sopravviverà perché non siamo ancora a livello 11, quindi siamo solo al 2 adesso. Però abbiamo sbloccato un po' di cose, abbiamo fatto un livellino, seppur morendo, come succedeva d'altronde anche su Escape from Tarkov, quindi un'esperienza in cui siamo abituati a morire, insomma, anche questa. In attesa degli altri giocatori e vediamo adesso quando comincia. Ecco qua, siamo già all'inizio. Ok, questo sono io. Ibu è qui a fianco a me, mi senti?
Sì, ti sento. Ok, tenendo premuto il tasto E possiamo scansionare e vedere dove sono gli indizi. Al momento pare ci siano due boss per cui possiamo trovare gli indizi. Li vedete lì sulla sinistra, c'è una strega e c'è una cosa con un cappello strano. E quando troveremo un indizio per uno verrà segnato con un pallino rosso. Quando ne avremo tre sulla mappa, che è questa accessibile con tab, noi siamo qua, arriveremo a... ad affrontarlo. Perché ci lascia in attesa? Perché non siamo soli, appunto. Deve caricare gli altri 10 giocatori. Ovviamente dobbiamo fare attenzione perché se spariamo ci sentono e noi sentiremo loro se loro sparano. Quindi restiamo in attesa che il gioco ci generi ci sponi tutti i giocatori. Intanto iniziamo già a vedere qualcosina lì in fondo. Questo fucile è un po' uno schifo perché ha un proiettile solo alla volta. La pistola decisamente meglio. Tu invece mi fai vedere la pistola silenziata? Io ho la pistola silenziata, un revolver silenziato, lentissimo nella ricarica, però fa meno rumore. Ma anche la velocità di ricarica è potenziabile. Ok, pronti. Ok, dobbiamo andare. Beh, tanto vediamo gli stessi obiettivi. Dobbiamo andare di là, per forza di cose. Perché poi qua dove siamo adesso è l'uscita. Questa strada esce dalla mappa e ci dobbiamo uscire quando finiamo. Quindi adesso possiamo scegliere di... Ok, andare silenziosamente, quindi tu vai bene, così si può anche Vedo anche un colpire. cane. Aspetta, 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 che voglio provare una cosa. Andargli alle spalle e vedere se lo instant killo. Dovrebbe, perché mi ricordo che si poteva fare. Eccolo che mi ha visto. No, non mi ha visto. Perché poi ci sono mostri che vanno uccisi col fuoco, mostri che sono ciechi, sentono solo i rumori. Quindi c'è tanta... Io ci avevo giocato una volta con Mister che mi spiegava, ma adesso non ho più nessuno che mi spiega, quindi... Ok, grazie. Dovevo stare in piedi forse. Comunque... Oddio, no! Lì andrebbe finito. Non si può in video fare queste cose. No, Ci infatti... soprassediamo. Sì, non possiamo. Comunque sarebbe per un pro un gran problema quel cavallo perché farebbe casino. Provo a ucciderlo di spalle. Se non guardi, togliamo le sue sofferenze. No, 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 scusami, avevo visto uno zombie qua, ma non c'era, non c'è più. Boh, Ah, vabbè. ok. No, 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 quello. No, ne ho ucciso uno qua, si era despawnato. Ah, ok, l'hai ucciso allora, ok. Eccola qua, dovrebbe essere qua davanti. Ecco, mi pare di capire che anche qua come Tarkov l'audio sia molto Eh importante. sì, è bellissimo, è fatto benissimo. Scricchioli, passi, si sente tutto. Ecco, sentite gli spari. Ah, è lì dentro, eh. Occhio che potrebbe esserci Dentro. qualcuno. Sì, sicuramente ci sarà un mini boss. Ma però, questo è il macello. C'è qualcuno dentro. Vedo qualcuno. Spara, gli sparo io. È qui dentro, non credo di poterlo uccidere. Devo prendermi il coltello, mannaggia, non l'avevo preso. Vabbè, io gli sparo, Vai, vai. eh. Ricarico perché è un proiettile solo. Ok, è andato. Bravo. Allora abbiamo, eccolo qua. Non è spawnato, c'era già. È l'indizio su cui lavorare. Ok. Ok. E adesso dalla mappa ha tolto delle zone. Sì, vengono eliminate delle zone. Perché hai chiuso la porta? Ah no, perché non hai chiuso la porta, ma c'era il telo. Dove dobbiamo andare? Vedete, abbiamo trovato un indizio per il boss in alto. Ok, c'è due indizi, uno qua vicino. A sto punto andiamo di là, sì. No, Ne vedo solo uno. sulla destra ce n'è uno. Aspettate un Forse non po'. ci vedono. Aspetta che... Voglio vedere cosa succede con quella botte. Niente. No, no, ho Ah, è preso sparito. fuoco. Vedi che sono attirati dal rumore, forse? Perché invece di venire verso di noi sono andati nel fuoco. Sì, aspetta che c'è un indizio qua, in questo capanno qua. Ok, arrivo. Mamma mia. No, le palle di là. Niente, usciamo, usciamo da sto posto perché... Fermo? C'ho il tipo sul tetto.
Sono di là. Andiamo qua nei campi di grano. Ok, dobbiamo andare dritti. Dritti qua. Ok. Continuiamo. Dov'è che è che mi sono perso? Qua davanti, ok. Ok, dovrebbe essere andato anche lui. Ok, dai. Abbadilate. Abbadilate per non fare rumore. Andiamo, 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 andiamo. Cioè, questa ambientazione è Lovecraft. Ah, cavoli, devo tenere premuto F perché sono stato ferito, quindi non uso un kit medico, ma blocco l'emorragia. Però... il sanguinamento. Ok, via. Andiamo avanti. Oh, c'è qualcuno lì. Fermo, 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 fermo. No, sembrava un fucile che sbucava fuori di qualcuno, ma sarebbe stato un po' troppo moderno. Ok, andiamo avanti. Vada, vada. È dentro quelle case lì. Lo stile è su... lo stile ottocentesco, insomma, la Lovecraft, Cthulhu, insomma. Proprio ti ci butti così... Ma aia! No! 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 Gli sciami! Cavoli, non mi ricordavo! Vanno bruciati gli sciami! Che morte da nabbi! Sono praticamente morto. Sono morto. Se riesci a tirarmi su, ma dubito. Sì, sì, puoi venirmi fuori ad aiutare. Sì. Ok, grazie. Vedo che mi stanno resuscitando. Muoio io. Ok, grazie. No, ancora. Sì. Aspetta, se muori ti ritiro su. Vanno bruciati in... credo sia sul tetto il tipo che lancia gli sciami. Sono morto di nuovo. Ma... sì, sono morto di nuovo. Niente, si può morire due volte. No, 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 posso ancora essere resuscitato. Mannaggia. Perché c'è tutto il vicinato che ci ha sentito. Posso venire a vederti? Ok, mi stai resuscitando? Ho proprio una brutta cera. Grazie. Adesso. Dov'è il tizio che manda giù gli sciami? No, fatto, fatto. Ok. Ah, ma scusate, ho il... con questo mi curo, quindi la uso. Perché vedete che ogni volta che diventa scura una delle barre sotto della vita non la recuperate più. Comunque ne prendo due perché... posso? No, sento sparare. Sì, anche abbastanza vicino. Buono, allora, la zona è qua dentro. Qua dentro, qui, forse? No, più lontano, secondo me. No, è qua, sì, in questa casetta main. Vedete, poi se passate sotto le catene fate casino. Ah, mi hanno... occhio perché mi hanno cecchinato. Eccoli, li vedo. L'ho preso. Mi hanno ucciso. Ok, si erano già presi questo. Vabbè. Torna al menu, va. Ne facciamo un'altra. Ripartiamo. Tanto non riusciremo mai a vedere come funziona l'evocazione, insomma, della taglia. Però, giusto per dare un po' l'idea di quello che è il gioco. Perché si potrebbe giocare appunto con anche un terzo ed essere un po' più ad armi pari degli altri. Anche se... oggi nel pomeriggio ci hanno ucciso un tizio che girava da solo, quindi... comunque vedete che adesso abbiamo preso comunque punti esperienza, abbiamo ucciso un'arnia che in realtà non ho ucciso io, un sacco di esperienza che ci fa salire quasi a livello 3, a livello 3 prendiamo la Molotov.
Abbiamo sbloccato, questo uccisi mostri con 12, elemento sbloccato questo che non so cosa sia, punti evento, perché poi ci sono anche gli eventi. Recuperiamo il nostro personaggio, normalmente in tempi normali sarebbe morto. E potenziamenti, vediamo, abbiamo punti da spendere. No, vediamo un po'. Ottieni un aumento della vita raccogliendo un indizio e una fattura una taglia. Posso prenderlo? No, ci servono i punti aggiornamento, ok. Nel magazzino non so cosa sia, perché c'è lo store dove si possono acquistare cose. E qua si possono reclutare gli eventuali prossimi cacciatori, spendendo neanche tantissimo, perché abbiamo 4066 cacciatori, costano 222. Io mi compro questo, che è Kaiden Tanner, me lo compro, perché ha un bel fucile. Quindi userò lui con questo fucile qui, gli faccio comprare magari qualcosina di cura, di guarigione, kit di pronto soccorso, acquista ed equipaggia, e poi ripartiamo. C'è anche fuoco, fuoco è utile, utilissimo il fuoco. Fuoco, non c'è niente. Vediamo un po', dove sono i pronti pronto soccorso? Questo, c'è l'iniezione di antidoto che non è male, lo compro. Ne compro, vabbè, due di questo e compro anche un antidoto. E poi mi piacerebbe prendermi un'arma di quelle armi bianche. Vediamo se c'è qualcosa qua. Dotazione. Cavoli, non... Nuovo, preferiti, leggendario, comune, mischia, eccolo qua. Prendo il coltello. Che attrezza immediatamente. Perfetto, tu ci sei? Sì, pronto. Allora, preparazione completata e startiamo la partita. Sì, sì, si sono cambiati i boss. No, uno è uguale, l'altro è tipo un... un porco spino volante. Ok, ho un bel fucile stavolta, un bel cecchinazzo. Cominciamo ad andare, dov'è che è lì? Lì, ok, di qua. Cerchiamo di andare in modo un po' più saggio di prima. La pistola è silenziata? No, mai. Dovrei comprarmela. Allora, intanto io ti seguo, dato che tu... Lo segna direttamente qua. Che sia dentro una cava? No, è lì sotto. Ci sono i cani... che si è visto. Vabbè. Ma dai. Fortuna che sto sanguinando. Devo smettere di sanguinare prima che si consumi il quadrato del tutto, se no non è più curabile. Ok. Esplosione e lontananza. Ce n'è uno solo? Ha voglia, guarda quanta gente c'è qua. Voglio prendere il coltello. Aspetta, eh. Ok. E adesso sistemiamo anche l'altro. Giusto per non far casino. Eccolo qua. Chissà per cosa è l'indizio. Ok. Ma ne abbiamo trovati tre, perché? Perché li abbiamo già trovati a livello comune, da tutti i giocatori sulla mappa. Quindi era già... E qua davanti, tra l'altro. Vedi sulla mappa che te la indica con... E a sto punto... E a sto punto... Aspetta, che arriva qualcuno, lo picchiamo. No, e a sto punto andiamo a fare il boss. Ok. No, no, ma aspetta, davvero, magari qualcuno... Cioè, se abbiamo trovato noi l'ultimo indizio, vuol dire che non sono ancora arrivati gli altri. Aspettiamo. A meno che non arrivano, ci danno una mano. Aspetta, dobbiamo star fermi un attimo e sentire se c'è qualcuno in arrivo. Ma vedi anche sulla mappa che c'è l'uscita? Sì. Cioè, non ce la facciamo affrontare un boss in due.
Bisognerebbe stare proprio a sentire tutti i rumori. Ma andiamo? Sì, ormai. Viva l'ignavia, no, dai. Però. Allora, momento, momento, Sarà momento. spavento. È qui, eh? Apro? Apri. C'è un grammofono. Uccidi Scrubbeck. Oh, porca! L'hai visto? Ah, ma aspetta, ci sono anche i bidoni, eh. Occhio, zombie. Oh, l'ho visto adesso. Pensavo fossi tu. Mi sembravi un po' così, un po' pallido. Adesso non riesco più a uscire. Anch'io. No, devi tirare la leva. Ok, oddio. Apri la porta! Cos'è, tipo un Baba Yaga? Canestro più aperta. No, si chiude. Macellaio, rituale. Stanno avviando il rituale invece dell'altro. Che non so dove sia. No, Ma lontano da noi. non vedo dov'è però. Ah, lo stanno facendo là in fondo, lontanissimo. Ok, la mappa è bella grande, quindi non c'è rischio. Quindi, allora, a sto punto, rischiamo che la partita è già iniziata. Rischiamo che siano tutti già morti gli altri giocatori. Quindi, a sto punto, il boss ce lo facciamo easy. Esatto. Aia. Bisogna ucciderlo però. Perché non si chiude più la porta? No, vabbè, la c'è aperta. Zombie. Oh, che cacchio, è arrivato un tizio. Il Ma monster! volendo posso tirargli anche una molotov? Sì, devi. Non Aspetta lo che so, faccio il giro, sinceramente. faccio il giro, faccio il giro. Ok. Aia. Cazzo, sono quasi morto. Sono quasi morto. Ma poi sapete. Però guarda come va la vita. Aspetta che c'è una botte qua, gli do una botte alla botte. Minchia, no, sono Sei morto. morto? Sì. Puoi venirmi a tirare su, però vengo a vedere cosa stai facendo tu. Fallo con moderazione perché c'è anche quella botte lì a cui sparare. Dai, è quasi Aia. morto, ha un quarto di vita. Ma... Stato in peccato. pieno. Peccato, peccato, peccato. Spettatore, vediamo se si può vedere qualche altro giocatore. Sì, con F9... F8 e F9 si guarda. Stanno lasciando. Sì, stanno andando via. Sì, infatti. Vabbè, ritorno alla schermata della morte. È andata quasi bene. Dai, ne facciamo un'altra ancora perché è andata piuttosto bene questa. Voglio vedere se questo mio cacciatore che ho preso è morto o ha tenuto anche quello, anche se non era quello gratuito. Ma tecnicamente dovrebbe averlo tenuto. E... Sviluppato in CryEngine è scritto ovunque, quindi. È carina la grafica, non è un capolavoro, quello senz'altro. Abbiamo sbloccato la Molotov adesso, tu l'avevi già sbloccata? Sì, io già a livello 3. Sì, no, ma infatti hai fatto più di me comunque. Niente, me l'ha tenuto, perfetto, io adesso voglio, adesso va bene, divertente e tutto, però voglio modificare il cacciatore, voglio comprarmi una pistola decente, non posso, quella silenziata non ce l'ho. Voglio prendermi un fucile però decente, cioè un fucile multicolpo, ma mi sa che non ci sono. Il mio è multicolpo. E come si chiama? Il Winfield. Ah, Springfield? No, Wingfield. Winfield. Ah, acquisto. Wingfield.
scusa, acquista. Perché non me lo compro? Puoi ripulire l'arma, però è solo effetto cosmetico. No, non me la fa comprare, perché? Scusami, me le segna tutte scure. Perché? Perché non ho soldi. No, ce li ho i soldi, è come se ce li ho. Mi dice vendi. Ah, no, aspetta. Winfield. Ma ce l'avevo già? No, 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 l'ho preso. Ho premuto troppo veloce. Ok, coltello ce l'ho. Preparazione completa. In preparazione. Dai, iniziamo, andiamo a farne un'altra, dai. In preparazione. Matchmaking inizia in 5 secondi, ci ritroviamo dentro. Ok, siamo qua in zona, chissà se la partita è già iniziata o meno. L'altra volta eravamo là in fu. Non mi piace per niente. Dove? Il boss. Ah, il ragno, sì. Pronti? Pronti. Ok, dai, dov'è? Di là o di qua? Di qua siamo più vicino. Quello lì ha le larve, eh? Quello lì, da quello che ho capito, segue i rumori. Perché non ha la testa. Effettivamente. Allora, dov'è sto posto? È dentro lì. Mi hanno avvelenato le lave e mi è saltato addosso lui. Aiuto, aiuto, sono praticamente già morto. Il veleno mi è passato, però mi sta inseguendo anche le larve. Ok, è andato. Ah, ho recuperato un tratto. Mitridatista, che non so cosa sia. Comunque, vabbè, l'ho preso io, ma ce l'ho già. Potevo prenderlo prima, ce l'ho già. Ok, mi sono curato. Andiamo a prendere sto coso, va. Eccolo lì, nella chiesetta. Oh, ah, sei tu. Dove sei entrato? C'era il sentiero. C'è il muretto, lo saltai. Ok. Zitti, zitti! Qui dentro. Eccolo lì. C'è un tizio. Un altro che un tizio. Sono veramente scarso in questo gioco. Chiedo anche perché io stia usando la pistola silenziata. Allora, quando in parte te vado. Sì. Sì, infatti. Vabbè, abbiamo trovato un indizio, dai, su non ma prendiamo questa. Si fa quando si ricarica. Metto la tappolina qui. Che credo parta anche qua su di noi, eh. Sì, sì, sì. Quindi. Ok, dai, andiamo col prossimo. Sto cercando se ci sono munizioni, ma. Ma che bruttimo. Non mi fa impazzire perché ha l'otturatore questo fucile. Ma è quello come il mio? Sì, sì, ma non spara in raffica. Sì, questo non è lo stesso modello.
o forse ho qualche tratto strano io. No, perché allora. Ah, so... sì, io ho un tratto che non mi fa uscire dalla mira quando. Ah, ok. Boh, sarà sicuro? Sì, dai, andiamo. Massimo, beviamo col bacchetto di bambù. Non fare citazioni che pochi capiscono. Sì, grazie. Ok. Che brutta tosse. Che brutta tosse. Allora, è dentro il baracchino lì, secondo me è lì dentro. Occhio, occhio, occhio. Guarda, vedi che è lo sciame quella? Va uccisa a distanza e poi sperare che non ci prenda lo sciame. Andiamo? Vai. Io mi domando perché il cancello è aperto. Si era già passato qualcuno. Vai. Ok. Liscio. Con nonchalance. Senza neanche rimproverarti. Allora, è qua al piano di sopra, eh? Oh cacchio, quanti ce ne sono? Oh cazzarola, hanno avviato il rituale dell'arachnide. Aspetta, fammi vedere dov'è il rituale. No, in colonia, no, niente. Eccolo qua, prendo l'indizio. No, non c'è l'indizio qui. Perché? Ma non ci sono più indizi? Di indizi non ne vedo, sinceramente. Non ce ne sono più? No, si è avviato la rituale. Fosse... No, c'è un rituale di là. Di là, sì. Probabilmente questo era un indizio. Un indizio per l'arachnide. Esatto. E niente, andiamo allora. A meno che non andiamo a prenderci i tizi che uccidono l'arachnide, ma... Un po' lentanello, eh? Eh sì, un po' sì. Dai, vediamo dov'è l'altro indizio che è qua davanti. Ok. Spero non sia dove siamo già stati. No, era là nella chiesa. In cui adesso c'è la... Ne segna uno in cielo, sinceramente. Sì. Come? Ne segna uno in cielo verso il sole, l'indizio. No, è qua, qua davanti. Ma che bei riflessi qua, che bello. Sì, la grafica non è male. No, no. I riflessi nell'acqua sono... Spettacolo. Allora, qua davanti, No, poi tutta l'ambientazione qua con i sassi, il muschio, è bello. Allora, dai. Intanto si stanno combattendo l'arachnide perché stanno... No, l'hanno già uccisa. Praticamente stanno ultimando il rituale per portarsi via la taglia. Quindi, tecnicamente, adesso si stanno scannando tra di loro. Noi intanto continuiamo ad andare avanti verso... l'obiettivo e sicuramente qualcuno poi risolverà per noi anche questo. Ok. Ok. Olio cuore. Sì, in effetti è là verso il cielo, sì, una ed è dove stanno facendo il rituale. L'altra prova è qua. Oh, vediamo, magari siamo fortunati e gli altri hanno finito il rituale, vanno via, restiamo dentro solo io e te e completiamo questo boss. C'è un ciccio. È quello senza testa.
con le larve. Stanno anche sparando qua vicino. Quindi stanno venendo qua per prendersi il... Dizio. Vedo se riesco a fare il giro da dietro. Allora, l'acting è completato. Sì, sì. Stiamo seguendo, sì. Le larve. No, solo. Quando le larve ti sgamano ti trova subito lui. Ok, va bene. Perfetto. Chiudi, 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 lascialo fuori. Non questo canzone. Ce l'hai fatta, hai bisogno? No, no, pochi colpi, però. Beh, ma li troviamo qua in casa. Sì, li ho trovati qua. No, F per curarmi. Ok. Si possono raccogliere oggetti, lanciarli. Si può interagire anche con le luci, quindi accendere e spegnere le lanterne. Eccolo lì. Ho trovato... la bobbeppa. C'è un sacco di gente. Ok, sistemati. Ok, secondo indizio trovato. Okay. Il terzo è di là. Ok. Cerca munizioni, se ne trovi. Vedete che potete anche... Ma c'è un medikit se ti serve? No, no, l'ho già preso dentro la casa, mi sono curato del tutto. Qua, munizioni. Si possono usare tutti e due. Dov'è che è? Di là, ok, dai, là davanti. Cacchio, quanti ne arrivano? E che mega di me. Uno. Ok, due. Ce n'è un terzo, ma è andato via. Andiamo, andiamo di corsa che secondo me sono già tutti scappati o morti. Sta arrivando il cane, eh? Alla tua destra, alla tua sinistra adesso. Beh, però... Allora, di qua, giusto? Sì. Sì, non siamo soli, quello è ovvio. Perché secondo me stanno andando lì quelli, Beh, eccola che l'altra è già andata, quindi... Stanno andando alla chiesa. Alla chiesa ci lasciano le penne. E li lasciamo andare loro. Two hours later. Sei qua? No, sei in... lontanissimo tu. A meno che... Tu dove sei, scusa? E sono andato verso l'obiettivo. Sto arrivando anch'io. Però secondo me... Un boschetto catfish, giusto? Secondo me qua facciamo una brutta fine. Sono qua dove c'è l'indizio, ma non ti vedo. Ma dove sei? Ma
Ma io sono da tutt'altra parte. Ha cambiato le... Da qua? L'hai trovato? Perché io lo vedo qua l'indizio. Ma secondo me ce n'è più di uno. Cioè ce ne sono più di tre. Sì, 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 sicuramente. Ma l'hai trovato tu? Sì. Ok, dobbiamo andare... è qua dove sono io adesso il boss. Quindi devi arrivare a te qua dove sono io. Ottimo. Quindi io rimango qua nel canneto. Nella palude. Vediamo se adesso sti qua arrivano qui. È esattamente dove ero già. Se arrivano qui e combattono il boss, li guardiamo tranquillamente e poi li uccidiamo. Come se fosse facile. Intanto tu mi vedi guardando con la E. Ti vedo arrivare. Sì, sicuramente, sicuramente. Sì, vabbè, sono scappati quegli altri. Sicuramente hanno capito che ci siamo anche noi, perché la taglia l'abbiamo completata noi. Cioè la taglia, l'indizio. Ok, dentro qua. Dobbiamo trovare l'entrata. Qui. Fate partire tu i corpi o... Sì, sì. Eccoli, sono qui. Cioè, sono qui. Sì, sono qua dentro. Aspettiamo. Coltello assolutamente adesso se ci vedono sti due qui. Ok. C'è la barra di rilevamento sotto. No, non è la barra di rilevamento, è la stamina. La stamina. Sì, sì, non pensavo. Sì. Non sento più sparare. Strano. Dietro di te. Non è ancora andato. Ok. Ok. Andiamo. Eccoli che sparano. Sono qua sulla sinistra, no? Sì. Sarà qua nella cripta, no? Però... E la signora in basso. Sei in teatro? Sì. Sì, dovrebbe essere qua. Sento... Sono qua sopra anche gli altri. Sì, sì, ma è qua sotto. Stanno sparando qua sotto? O sono sopra e devono venire giù? Secondo me sono sopra, almeno come sentivo prima. No. Comunque... Me lo indica qua, quindi dovrebbe essere qua in zona. Qui da forza. Senti, senti? Sì, il boss è lì. Sono gli altri boschi. Esatto.
o che non capiscono dove devono andare. O che stanno aspettando che uccidiamo il boss. Esatto. Sto uscendo di sopra a vedere. L'ho trovato. Punto vengo giù da È mano. qua, eh. È quello che sfidava il tizio oggi. Sono Sì. Ma non è arrivati? che... No, non è che li ha uccisi? Perché ha già mezza vita, visto? Quelli Lui? sono i suoi. Sì. Ah, vuoi vedere? Il problema è che qua se si salta dentro, si salta dentro. No, c'è la scala che va su, si salta dentro da qua. Niente, andiamolo. Eccolo. Sì. No, devo aspettare che vado in forma. Cavolo, è quasi morto. Devo curarmi. Eccolo. Non si è ben capito se gli stiamo facendo male o no. Sì, c'è della vita. Manca poco. Occhio. È quasi morto. Sì, è. No. Obiettivo Vediamo ucciso. Ok. Fantastico. Dov'è il corpo? Eccolo qua. Inizio il rituale. Non so adesso cosa succeda nel rituale, ma... ritorno, sta andando, sì. Non so se spawnano mostri o arriva gente. Però bisogna tenere d'occhio, c'è Vediamo. un'entrata sola qui. Sì. Qua ci sono munizioni, se vuoi. Che è dal ponte lì, quindi cazzo non ho più munizioni. Guarda su, da di là, se arriva qualcuno. Ok. Per cento. Eh sì, è solo da lì che si entra, quindi... Da qua c'è una porta per uscire. Dove? Ah, ok. Sì, per... Cazzo succede? Ormai è il corpo che sta. No, che poi non sei neanche vicino all'uscita, perché bisogna comunque uscire dopo dalla mappa, eh. Vediamo, magari siamo fortunati e sono morti tutti. 41%. Contratto scade in 36 minuti, mi sembra anche partita avanzatissima, a meno che sia... Vediamo, aspettiamo un attimo e vediamo. Ok, siamo al 90%, 92%, dai, tra poco si sta spostando il corpo. Comunque, vabbè, tu hai già trovato l'uscita, quindi adesso appena...
si conclude, vediamo di prendere la taglia. E probabilmente siamo anche segnati sulla mappa. Raccogli la taglia. Vado? Vai. Prendila anche tu? La devo prendere anch'io? Sì. Ok. Mappa aggiornata. Dobbiamo uscire da... Trovino alle vicinanze, non c'è nessuno. Ce ne sono due di fuori. Com'è? Esattamente dove stai andando tu. Ci sono due cosa? Se usi la E... fa vedere dove sono gli altri. Ma altri giocatori umani? Sì. Cazzarola. Non li vedo più? A me ha finito la vista. Ah, dici che ci stanno aspettando? Sì. Ah, allora siamo noi che abbiamo il potere di vedere loro. Sì. Ma è finita la cosa. Ma perché durava solo pochi secondi? Ovviamente sì. E non va più? Usciamo da qua allora? No? L'uscita dov'è? A sud? Non lo so, ma comunque sono tutti qua fuori. Sì. Dobbiamo andare tutto a destra, direzione ovest. Basta. Eccolo. Cioè, mi ha ucciso con una pistola di quelle. E la prossima volta facciamo così anche noi. Sì, in effetti questa è tutta esperienza. Comunque, ragazzi, speriamo che vi sia piaciuta questa esperienza lunga all'interno di questo gioco, perché questa partita è stata bella e non sono mai arrivato a questo punto. E credo neanche tu. E quindi niente, fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e a questo punto vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao 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 a tutti.